Ciao ragazze, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Location diversa, tipologia diversa dal solito. Volevo fare insieme a voi le mie unghiette, in particolare questa mano, perché questa l'ho già fatta in questi giorni. Soprattutto ci tengo a dirvi che non voglio insegnare niente. Io vi faccio vedere cosa ho imparato io, cosa faccio, cioè come lo faccio. Quindi non è che vi dico fate così, non fate così, cioè io vi faccio vedere come realizzo io determinate cose. Io vi lascio subito alla realizzazione delle mie unghiette. Spero tantissimo che vi piaccia. Capisco che siete abituati a vedere, soprattutto nel mio canale, video riguardanti make-up o comunque ciò che riguarda all'incirca il make-up, però siccome anche le unghie fanno parte della mia vita, quindi è alla fine il mio lavoro, ho deciso piano piano di portare sempre di più contenuti sul mio canale, quindi spero che vi faccia piacere. Fatemi sapere se avete qualche tipologia di video riguardante le unghie che vorreste vedere, insomma, datemi qualche idea. Noi ci vediamo dopo. Intanto accendo il mio aspiratore, se no mi ritrovo tutta, tutta, tutta piena di polvere. Vado a mettere una mascherina di Passione Unghie per proteggermi ancora meglio dalla polvere. E a questa mano qua vado a mettere un guanto, anche perché visto che questa mano è già pronta, non voglio rovinarla. Rimuovo il lavoro vecchio con questa fresa che ho acquistato in un negozietto vicino a casa mia. Vado a tagliare con un taglia, unghie questo lavoro vecchio. Vado a rimuovere il gel vecchio, porto semplicemente la fresa dall'alto verso il basso fino a che non si rimuove del tutto. Procedo in questo modo per tutte le unghie, noi ci vediamo dopo. Ok, adesso che ho rimosso tutto il lavoro vecchio, vado con uno spingipelle a spingere tutte le mie cuticole. È un procedimento fondamentale per avere un ottimo risultato e per stendere anche in modo migliore il colore nel giro cuticole. Poi prendo una lima e vado a limare, comunque a preparare l'unghia. Se ci fosse una bolla d'aria, vado a rimuoverla. Creo anche la forma che voglio dare alla mia unghia. In questo caso voglio che siano abbastanza corte. L'ho avuto le unghie per tantissimo tempo, adesso ho voglia di averlo un pochino corte, anche se so che tra qualche mese le riallungherò. Ma ovviamente bisogna limare con delicatezza e non troppo, perché sennò poi vado a togliere proprio la mia unghia e si formano delle buche. Comunque lo si può notare anche quando l'unghia diventa abbastanza rossa, vuol dire che abbiamo limato troppo e si inizia a bruciare. Vado a limare così tutte le unghie. Da questa parte qua andrò a limare verso l'alto, da quest'altra parte limerò nell'altro verso e poi sopra posso limare in questo modo qua. Ok, adesso che abbiamo limato l'unghia, gli abbiamo dato la forma che più ci piace, andiamo a prendere il buffer e lo passiamo così sull'unghia. Prendo la spazzolina per togliere tutta la polverina, anche questa è di Passione Unghie. Pulisco bene 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 l'unghie. Questa è la forma che preferisco per le unghie corte. Secondo me l'unghia quadrata, corta, è proprio raffinata, elegante, con il French poi ancora di più. Step successivo, applicare tutti i primer. Io inizio con il Nail Prep, che va a deidratare l'unghia, me la va a pulire proprio bene bene e si assorbe subito subito subito. Procediamo con il primer, che serve per far aderire un semipermanente, un gel, insomma qualsiasi trattamento che voi facciate. Previene ovviamente anche i funghi e tutte queste cose varie. Lo facciamo asciugare qualche secondino e poi applichiamo il binder, che serve magari per le unghie un pochino più difficili, quelle a cui è un pochino più complicato far durare un qualsiasi trattamento, e io lo utilizzo sempre perché mi trovo talmente bene e lo applico come il primer su tutte le unghie. Siccome voglio dare una base rosata al French, prendo il Pinky Builder, sempre di Passione Unghie. Oggi vedrete ovviamente tutti i prodotti Passione Unghie. Siccome era la prima volta che lo provavo, ho scelto di prendere il 15 ml.
È un costruttore trifasico senza acido e sull'unghia risulterà un rosa molto più naturale. Prendo la mia lampada, anche questa è di Passione Unghie. Prendo questo pennello che sarebbe per il colore, ma io mi ci trovo benissimo ad applicare anche la base. Prendo un po' di Pinky Builder e lo vado ad applicare su tutta l'unghia. Essendo un costruttore, creo proprio con questo prodotto qua la mia bombatura. Immaginate una croce sull'unghia, però non una semplice croce, ma con la stanghetta, quella orizzontale, un pochino più alta. Invece che una croce in questo modo, una croce con la stanghetta orizzontale spostata più verso l'alto. Definiamo il nostro punto stress, che sarebbe un po' più di prodotto posizionato in questo determinato punto. Se noi dovessimo sbattere l'unghia, comunque picchiarla, salviamo l'unghia. Poi ovviamente dipende, se la picchiate molto forte c'è anche la probabilità che si spezzi, anche perché ricordo sempre che il gel non è ferro, cioè nel senso si può spezzare. Vedete, poi l'effetto è molto naturale. Con questa lampada a LED il prodotto si asciuga molto più velocemente. È comoda come lampada perché appena mettete la mano si accende, appena la togliete si spenge. Cosa fondamentale per quanto riguarda l'applicazione del prodotto, in questo caso del costruttore, qualsiasi costruttore, quando lo si va ad applicare sull'unghia bisogna stare attenti al giro cuticole, quindi a non applicarlo sopra il giro cuticole, perché poi dopo qualche giorno si staccherà e anche in questo modo potranno infiltrarsi magari agenti esterni, in questo modo poi si formeranno muffe e quant'altro, quindi bisogna stare attenti a non toccare il giro cuticole. Ovviamente non bisogna stare nemmeno troppo lontani, perché sennò sembrerà che la nostra unghia avrà già la ricrescita, quindi bisogna andare proprio attaccati ma senza toccare il giro cuticole. Con uno sgrassatore vado a pulire bene il pennello e vado sempre con lo sgrassatore a togliere lo strato di dispersione del prodotto. Con una lima vado a perfezionare la struttura dell'unghia. Per fare la French prendo un colore bianco, questo è il bianco del semipermanente di Passione Unghie, si chiama proprio White. Poi prendo il pennello super fine, insomma questo qua di Passione Unghie, vedete alla punta proprio fine, perfetto per fare i disegni oppure il sorriso proprio della French. Prendo un po' di prodotto e vado a realizzare il mio sorriso, diciamo, della French. Poi prendo il pennello direttamente del barattolino, insomma del bianco, e riempio lo spazio dell'unghia. Metto subito la mano in lampada. Ecco fatta la mia French. Qua vedete questo prodottino che si chiama HD Baby Boomer Base, che io utilizzo di solito quando creo il baby boomer. Devo dire che lo utilizzo anche per il French perché il risultato mi piace tantissimo. Ne applico proprio poco, come se fosse uno smalto. Mi risalta ancora di più l'effetto rosato. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un video dedicato alla realizzazione del baby boomer. Ok, ho applicato quella base e adesso vado a sigillare. Oggi vado ad utilizzare il Rock Gloss. Si può creare anche un po' di bombatura laddove manca, laddove c'è un buchetto. Lo vado ad stendere anche questo come se fosse uno smalto. La bombatura che ho fatto mi piace, quindi non vado a mettere tanto prodotto perché sennò diventa un pochino più spessa l'unghia e non mi piace. Se è troppo bombata non è per niente naturale. Questo qua lo faccio dopo perché voglio applicare un glitterino, quello che ho applicato anche qua, è tipo uno svaroschino olografico, l'avevo applicato qua perché qua volevo fare dei disegni, alla fine qua i disegni non li ho fatti ed è rimasto lo svaroschino da solo, quindi mignolino, e in quest'altra mano invece lo metto nell'anulare. Questa volta niente disegni, le lascio proprio così naturali. Lo svaroschino che vi dicevo è questo qua, pensavo di buttare questo sacchettino e mettere tutti questi svaroschini in un barattolino, però ancora lo devo fare. Vedete, se no si rischia magari di farli cadere. Metto prima un po' di gel per far aderire il brillantino qua al centro, è un'impresa sempre.
però ci si può fare. Ovviamente lo catalizzo e poi lo andiamo a sigillare sempre con il Rock Gloss. Aspetto qualche secondino e poi andrò a sgrassare tutte le unghie molto molto bene, perché se togliamo completamente lo strato di dispersione l'unghia sarà anche più lucida. E scelgo la cremina mani. Allora, io utilizzo queste qua di Brochet, manca quella al cocco perché è sempre quella che va a ruba. Voglio provare oggi la nuova crema di Brochet Fiore di Loto, una cosa che amo fare comunque a fine trattamento alle mie clienti, e applicare una cremina scelta ovviamente da loro per quanto riguarda la profumazione e far loro un leggero massaggino proprio per coccolare un po' di più la cliente. Sicuramente una cosa che viene apprezzata insomma da tutte. Scelgo poi il mio olietto per le cuticole, Tea Tree Pesca e Limone. Scelgo il limone, l'ultimo arrivato. Prelevo un pochino di prodotto, lo applico su tutta l'unghia. Questo passaggio qua, oltre a idratarmi la cuticola, strofinando l'olio per le cuticole sull'unghia, mi va anche a lucidare l'unghia. Fatemi sapere se questa cosa la sapevate, se in qualche modo vi sono anche stata d'aiuto. Ed ecco qua, la mia manina è pronta. Adesso le ho tutte e due uguali perché sono stata 3 giorni con una mano diversa dall'altra, perché qua in negozio non avevo tanto tempo. Ecco ragazzi, arrivati alla fine del video. Io spero che le mie unghie vi piacciono, che sia stata anche d'aiuto insomma nella realizzazione della French, come fare. Piano piano insomma porterò sempre più contenuti riguardo le unghie, e come vi ho detto anche prima, fatemi sapere se avete qualche video da consigliarmi, anche se magari avete qualche dubbio su come fare certe cose o certe decorazioni, insomma fatemi sapere, io potrei registrare dei video per darvi qualche consiglio, per non, ripeto, per insegnarvi le cose. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un super super like, iscrivetevi al canale, seguitemi sugli altri social, sia sul profilo Instagram dove parliamo di solito per quanto riguarda i video, ma di tutto e di più, dove chiacchieriamo sempre tramite anche le storie, ma anche sul mio profilo Instagram del lavoro. Quindi se volete prendere anche qualche appuntamento, insomma mi scrivete lì su pinkladies.estetica. Vi mando un grosso bacio e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.